Ciao a tutti! Oggi prepareremo i fiori di brioche con Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo Manitoba, latte, burro, uovo, zucchero, lievito di birra fresco, aroma di brioche, sale, Nutella e nocciole per decorare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero e il lievito ed azionare il bimby per 3 minuti 37 gradi velocità 3. Aggiungere il burro. L'uovo, la farina, l'aroma di brioche e il sale ed impastare in modalità spiga per 4 minuti. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, adesso formeremo delle palline da 15 grammi ciascuno. E trasferire 5 palline nella carta da forno formando un fiore. Schiacciandole al centro. Proseguire così per il resto dell'impasto. Lasciare lievitare per 30 minuti. Trascorso il tempo, spennellare la superficie con un tuorlo miscelato con un cucchiaio di latte. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15-20 minuti. I fiori di brioche sono cotti. Lasciare raffreddare coprendoli con un canovaccio. Abbiamo messo la Nutella in una sacca a poche, adesso riempire la parte centrale. E posizionare al centro una nocciolina. Spolverizzare con zucchero a velo. Fiori di brioche con Nutella. Grazie e alla prossima ricetta.